mi scappa la pipì. Madonna mia. Aspetta che la sto facendo il magnate. Oh. No, ehi, ehi, ehi. A me della scoteca non lo dai, grazie. È offensiva. Lui la fa la lui scoteca. Se la prende. Come giusto che sia. Facciamo una follia. Portare. Una follia facciamo. Medie? No, no, non esageriamo. Intermedie. Ci sta. Ma non metto durante più delle soft, quelle cose. Non penso proprio. Sì, sì. Soft gli soft sopra così si montano. Non serve neanche la sosta. Se si monta bene. Non sono tranquillo, mi sto pisciando addosso, devo fare il giro. Aspetterò che passiate tutti. No, no. L'ho spinnata male, ho toccato il cordo. On fire. Splendido, hai appena registrato. Sì, ma il giro ridicolo. Sì. Sì, 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 sì. Non va fatto, scusa. 13.9. Grazie. Sì, ma cipo, non sono cipo, cipo, cipo. Davanti sì, a voi sì, cipo. C'è Red Bull e Alfa che è davanti. Secondo settore. Ecco, anch'io adesso vado a fare la tracca e io guardo. Ragazzi. Grazie ragazzi. Ah, sì, sì. È andato fuori, guarda, è proprio un maniale. Vabbè, anche tu comunque a 3 decimi, eh. Cibo che mi sto lanciando. Ok. Ti dà un po' di scia. Mi sposto dove ti sei sposato tu? Sì. Sì, ma lui l'ha fatta dritto. Vedremo poi su Instagram. Alla fine ci dice, no, non l'ho registrato. Certo. Vado a farla pipì.
Pizzi Cash ne ha in saccoccia. Sì, non so quanto. Sì, ce l'hai. Secondo settore hai fatto ridere, sincero. In amicizia. Compagno, no, però così non mi aiuti. No, ti sto motivando. Spero sia vero, guarda. Vedremo. Cos'è che vai? Sì, sì, ma io l'ho fatta così anche nel giro. Che palle, però. Che pare sono tutti gasati, ma bisogna vedere se si farà veramente la gara o meno. Considerando le posizioni di parità di anni. Si fa. Sì, non nel senso che farla loro subito. Esatto. Ecco. Una cosa. È vero, si bug. Ah sì, per mezzanotte si inizia, però non è un problema, happy hour. Figa, sempre a mangiare, ho penso. 4 e 30 arriva. 4 e 25. 4 e 20. Ah, minchia, Cipo, che tempone. Ho girato bene, poi mi stavo rilanciando, ma la stavo sbinnando malissimo. Gomme usate queste, vero? Sì. Tanta roba allora, Cipo. Beh, almeno ti sei assicurato la quinta. Sì, infatti. Sono contento, cioè, per ora. Beh, calcola che hai fatto... Sì, minchia, ma voi siete a un chilometro di distanza. Io ho dato 5 decimi a Leclerc, che sono quinto. Ho capito, ma tu hai 5 decimi da noi, ma... Cioè... Fra, non ti preoccupare. Gomma usata, fra. Cioè, dopo avrai meno. O comunque, magari 5 decimi con la gomma nuova li prendi. Vediamo. In teoria sì. In Q3 sì, è l'unico che prendo. Attenzione anche a Xe, minchia, Xelo, se riesce a metterti sesto, tanta roba. Beh, prima hai fatto 15-3 e 15-2, se fai gli stessi tempi sei sesto. ci siamo. Scopre che Xelo si è allenato 20 anni su sta pista. Ma che primo settore ridicolo faccio io? Non che il secondo sia bello, però il terzo mi metto le palle in testa. Mi metto le palle in testa. Mi metto. Me le auto appoggio. Tutto lo staff, auto pronta a uscire. Ho capito adesso che il miglior tempo teorico della sessione è perché metti insieme i tempi, gli intertempi migliori. Buongiorno. non avevo mai pensato. Sincero, non ci ho mai pensato neanche io. Stampare. Non hai ascoltato il briefing di Carmelo stamattina che ce l'ha spiegato? Non era Carmelo. Poi c'è Carmelo che ci fa il briefing. Ah, con le pastarelle napoletane. È il migliore. Non sapevo cosa vi perdere. Box Alfa Tauri. Ah, ci fa il caffè, le pastarelle. Ci svegliamo che è una meraviglia con Carmelo. Sì. Intanto l'hai disturbato, io darei posizione di penalità al magnato. Così non c'ha la porta, la c'è. Così bello farlo di magra sul secondo settore. È così bello andare tranquilli, guardare gli alberi. Quindi ci sono le due Williams, quarta e quinta. Gran colpo di Cipomasi per ora. Adesso ci spara la Volt.
No, io non voglio fare schifezze in gare, quello è il problema. Il problema è quello. Vedi di farmi fare il giro finale però, eh. Ah, sei te. Quei tempi da... vai tranquillo. Arriva Xelo, muovetevi. Ah, cazzo. Cazzo. Non so se lasciate passare. No, vabbè. Lanciato di me. Buono sesto Xelobo. No. Occhio, cibo. Niente, ho fatto fatale. No, cibo, siamo in due. Io non voglio far porcherie, però... No, vabbè, io stavo più girando di un decimo nel primo settore, ho detto, facciamo la... Va, tu non hai fatto fatale. No, non ho fatto fatale. Ah, ok. Porco Dio, porco Dio. Che palle, adesso ti si mette davanti. Proprio. Guarda, eh. Fatto 4, va bene. Mamma di un millesimo. Come di un millesimo? Non ci voglio credere. Io, raga, ho sbagliato tutto. La verità 2, perché se fossimo stati a pari merito, sarei passato avanti io. Ah, beh, sì. Sì, qua. No, vabbè, sì. Oddio, il magnate! Sei migliorato, non ci credo! Non ho parole, 13 e 6, che schifoso, lurido cane. Voleva passare sotto gli spalti. Cosa fa Leclerc davanti a Xelo? Ma come si permette? Leclerc è un pazzo, sincero. Ha fatto dei giri di qualifica assurdi. Allora, Tia, tu hai il compito più facile, buttare fuori il magnate in curva 1. Facilissimo, più semplici di così. Allora devi tagliarlo fuori, non è che devi buttarlo fuori, esatto. tagliare fuori esatto. Gli devi dare pan per focaccia. Ma cosa stiamo aspettando? No, che c'era l'animazione dei box di serie. Imperatore, siamo carichi per questa gara. Frate, non dirlo così, che lo prendi in mano. È troppo bello perché sembra che sia veramente in macchina. Team Radio. Team Radio. Imperatore, tutto bene? Cazzato. Luca, come mai è questo audio diverso? Ecco. Non fare questa domanda. Come mai è l'audio diverso? Al solito. Elu, devi mettere la, cioè separare i joystick, quello cos'è tuo fratello che ci fa quello che vuole mentre gioca a Weekend League, quelle cose lì. Non smettere di mettersi nel culo quel microfono. Ah, vedi che fine fa. Vediamo. No, sono quarto, andata bene. Perfetto, funziona allora, ci sta, grande Cipo Masi. Va bene. Tutto bello tranquillo. Cazzo, Cipo, potevi partire quarto se mi fossi impegnato un po' di... No, più che altro tipo... Allora, il primo settore l'avevo sistemato, avevo recuperato i due decimi rispetto al tempo di Cla. Secondo settore mi ero migliorato, nel terzo settore ho perso tutto perché mentre voi parlavate mi sono ucciso di qua, mi sono ucciso di là, mi sono messo a ridere e mi sono... adesso scusa, è la nostra ridere, che abbiamo fatto danno fatale. No, non è una scusa, è la verità. Siamo andati a Pasqua insieme io e Cipo. Penso che Cipo mi passi davanti in curva 1. Anzi, guarda, ti dirò la verità, metti in pausa e vado in bagno. No, fra, sei un pazzo, minchia, parti con le gomme ghiacciate. Ma va, ci pensarci più a scaldarmele per bene. Vabbè, Cipo, se vuoi rallento io, così fai in tempo a tornare. Oh no! Ero distratto. Porco.
Ero distratto, fra. Fra, ero distratto, stavo cambiando. Smito, dobbiamo perdere. Stavo cambiando la selezione nel DMF per guardare la temperatura delle gomme. Figa, hai frenato. Sono andato addosso. Che palle, magnate. fra, stavo guardando il DMF di merda. Quindi, cosa mi sono perso? Che io e Magnate abbiamo già finito un giro. Ha già finito la gara? Perfetto. Ha fatto quello che tu mi hai chiesto di fare il taglia fuori, l'ho anticipato di invio. No, taglia fuori, però dopo i semafori, non adesso. Ma guarda che maiali, guarda dove sono, Magnate. Grazie. Grazie Spizzy Cash. Prego, l'ho fatto apposta. Ora ci sono, eh. Se vuoi ci sono. No, ma vai tranquillo, il Magnate e Tia sono là ad aspettarci a prendere il caffè. Ma sono Giacomo. L'abbiamo fatto troppo veloce. Fra, devi capire una cosa, che quelli, la macchinetta non funzionava, quindi di fretta l'ha fatta. Magnate, tu vedi le temperature delle gomme dal schermino? Quelli devono partire che le gomme si staccano. Con i due maiali. Così il cibo passa. Madonna mia, ho guardato le mie. Sono a 67 gradi. Bellissimo. Sì, vai a fare in culo, va. Dov'è che la prende la macchina, Cla? Me lo dici, per favore. No, Cla, fatti i cazzi tuoi. Perché devo riscaldare le gomme alla fine. Te lo faccio per tutti. Guarda Luigi, è il bruco in fondo. Il bruco mera. È peggio di me, raga. È proprio peggio di me a livelli abnormi. Dov'è? Ma si verrà quella. Raga, com'è la canzoncina del serpente che cerca il pezzo della coda? È l'imperatore che cerca il pezzo della coda. Non è un serpente. Era giù dal monte. Il caffè l'avete bevuto qua? Con le crespelle. Dai, spera, comunque non vale. Guarda da quando l'ha preso il computer quanto è andato veloce. Non vale che mi copiate la tattica, però ragazzi, sennò non ha senso. Questa è una cosa. Raga, tanto la spinni. Io ti dico che delle mie quattro gomme sono l'anteriore destra in teoria in temperatura. Quella che hai buttato dietro la Magnate. Quella che ho scontrato. Vabbè, Magnate, vai a con Dios. Madonna Leclerc. Leclerc raga folle. Mamma mia. Ma Leclerc che cosa c'hai sto gran premio? Mamma mia, raga, guardate che è un'ansia partire con questi che possono partono a 3000 all'ora. Oh Smito, non devi far scappare il Magnate. Occhio. Madonna. Hamilton si è girato. Fra, mollo la Leclerc. Cipo? Sono dietro Andre, potevo partire meglio, sono partito un po' male. Grazie, io a me è andata anche bene in curva 1, non so perché. Ma poi hai dormito nel rettilineo subito dopo? No, è la CPU, raga, Bottas e Hamilton sono partiti lì, anche i Leclerc. Esatto. Prego Smito, non mollarlo. Solo le mie mi sa che erano fredde. Le sue sono partite alla grande. Invece la mia stallo completamente.
Avrei passato Bottas, Cipo? Sì, la curva dopo da tua. Grande, Cipo. Mi ha sudato. Dato come sognassi. Con dietro Bottas. Buono. Adesso Leclerc con calma, andiamo a prenderlo. Comunque le gomme non le sento bene bene, perché sono entrate in temperatura. Okay, IRS disponibile. Paglia fuori. Esatto. Taglia fuori alla magnata, ha fatto su Bottas. Ora iniziano ad andare down le gomme di Leclerc. Ehi, dove vanno? Devi utilizzare il pulsante del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Bellissimo. Lo fai sembrare facile. Ma che cazzo hai fatto a non rompere? Solito. Cioè, hai fatto un 360? Anche un joystick inizia a dare problemi. Guarda. Mamma
mamma mia. Che rischio. Che folle. Però sì, che abbiamo pulita. Un po' aperto la porta, però sì. Sì, infatti è pulita perché abbiamo aperto la porta a lui altrimenti. Sì, sì, ma se avesse provato a difendere finiva in patatrack. Sì, quindi sì. Ha fatto bene. Vabbè che avevo un po' inchiodato qui. Però ci ho provato. No, è fatto bene, è fatto bene. Resisti, Zmito. Arrivano i rinforzi. Già la CPU si ferma. Ci sono. Resisti, Zmito. Zmito! Occhio, occhio al Xelo. Occhio. Grazie. Ho perso così tanto. Dio, sveglia. Passa la modalità sorpasso, dobbiamo spingere. Calma, tu hai già fatto la sosta? No. Ah, sei partito con le hard. Ok, ok. Io sono partito sì con le hard. Thank you.
E allora? Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,0 secondi. Ma è come se non avessi più gomma. Natale passato. Eh sì, infatti so, Babbo Natale. A me non si traino lì, andiamo a prendere quei due. Traino. Ringraziamo Smito che sta tenendo aperta la gara. Ci vai come un clago. Però morto, un clago è morto. Consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Vado, tu quanto sei distante dalla CPU? 12 secondi. Non sono le limitazioni. Mi sa che si stanno fermando però, eh. Non sono sicuro perché qualcuno si è fermato di sicuro. Sì, raga, le strategie sono strane. Anche di commedie che hanno essere meglio esatto. Andiamo avanti. Ah, Luigi si è fermato. È dietro di me. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 25,9 secondi. Secondi. Sì, assolutamente. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Safety car in uso, virtual safety car. Devi no, Morello, hai fatto delle qualifiche assurde. Cosa state facendo? Eh,
Tanto io rientro, eh. Ok. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare. No. Bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Come trae più? Che cazzo lì? Ma va. Era verde. Di tanto anche. Fuck. Quando era iniziato. Hai solo fatti una sosta a disposizione adesso. Sì, l'ultima sosta. Che giocaccia, ragazzi. Porca squarci, manca solo che non mi fai finire la gara, t'ammazzo. Stroll va fino alla fine con le medie che vanno all'inizio. Fanculo pure per la vita di boss. No. Ma perché, Dio cane? Ma vaffanculo. Bandiera verde. A caso. Fai attenzione, no. C'è la Virtual Safety Car. Riduci la velocità. Positivo il delta. Fatale? Sì. Non va fuori bene. Ma sì. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. A Bottas, madonna santa. Eccolo là. Io non ci voglio credere. No, Cipo. Ma no, ma perché la CPU deve rovinarmi le gare tutte le volte? Cioè, veramente. 8 secondi. Io non ho parole. Ma è ancora via, ma ricorda che devi mantenere positivo il tempo delta. Esatto, perché? No, non penso l'abbia. Cioè, forse Bottas si è ritirato, non lo so. Sì, Bottas è ritirato. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Ma tu ci hai rotto? Sì, perché stavo così piano. A stando di box. Forse. Sì. Ma tanto vado anch'io che... Per forza, fra. Vai ora.
Dio cane. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Meno male. Meno male davanti a Dado. Vai, Dado porta a casa sto cazzo di quarto posto. Ma Cipo hai fatto fatale, no? No, no, sono i box mettendo la nostra cambiando. Tutto. Sì, però veramente è ridicolo, cioè. Ridicolo. Prima Bottas prende l'interno, sai quando ti arpionano la posteriore? Sì. Mi stava facendo girare, sopravvivo lì, mi sto rimettendo Dado, metto in start. Passa Leclerc che mi colpisce. In una parola. No. Luigi? Luigi prima. Bravo, hai messo le medie, Cipo, beh, ottimo. Per forza. Adesso Cipo devi farli tutti in staccata, per forza, perché sennò nel rettilineo non li passi. In teoria all'inizio dovresti avere un bel po' di vantaggio perché hai le medie. Ma il fatto che poi oltretutto non devi anche spaccare niente, è un casino. Cara puttata, sei... Ma t'ho buttato fuori io, Ande. Ma handicappato chi è che era? Era Norris. Che ho inchiodato perché era fatta due all'ora. Sono ripartito, l'ho sbinnato. Svito! Sei tutti noi! Che fallimento. Sì, no, infatti ho detto, vabbè, se lo fa, muoiono, per forza. Ecco, apri. Fra, se volevi passarli a Smith, veramente sei un malato. Non ti permette la sorpassarla. No, la curvetta quella dove c'è il cordolo bastardo, prima di quella a destra che abbiamo appena fatto. Alla O. Sì. Oh, fra, sei coraggioso anche lì. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Sono tutto gelato. Coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Al target più 1 puoi passare a giri del motore superiori. No, scusa Cal, scusa Ale. È lì il fatto che inchiodano, quindi ovviamente infatti vi devo andare addosso. No, oh, sei girato? No, ma non è colpa tua, cioè, nel senso, ho fatto male io la curva. Non so perché ero dritto, ti ho colpito, e non so perché mi ha fatto girare. Ma sì, tanto come al solito. Era buttato. Basso. Di...
registrato il nuovo miglior tempo della gara. Si avvicina al ritmo di 5 decimi a giro, ripeto, 5 decimi a giro. Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Il sorpasso. In che posizione sei, Cal? Aspetta un attimo, cosa sono? Sì, sì. Decimo. Sì, ma questi dietri vanno lento, tipo le dure. Sì, sì. Vanno piano. Il fatto è che speravo fosse tipo nono, almeno io potevo arrivare a decimo. Ma c'è un altro gruppetto qua davanti che mi sembra che vada...
quindi sono ancora aperto. Qui sono ancora anche con le due davanti, quindi sì, puoi sicurare. Sì. No, 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 no. Niente, sbinnato, sono scarso, adesso vedi. No. No, no, ma sto cercando un... perché ho paura che se mi ritiro pesce un'altra safety. Infatti, volevo andare box. Che palle, porco Dio! L'altra domanda. Mi sta sul cazzo, la puttana. Deve essere un 2-3 maiali là che se stanno scannando di santa ragione. No. Ho messo in start per fare i ritirati e è uscito dalla corsa dei box. Ciao. Alex è ubriaco, mi dici di andare ai box. Con le gomme al 30%. Vabbè, qua di sinistra. Oh, mamma mia! Sì. Cioè, era avvicinato al massimo a 2,5, ma... Intanto le palle, ma non lo so. Z la formica. Me lo stavi lanciando addosso, però per fortuna era sulla spaccia, non lo mi ha preso. Ha spinto. Che ha spinto Perez e mi sta venendo addosso.
Vediamo se riusciamo a tirarci finalmente. Ma questo gioco è così stupido che se vai ai box e ti ritiri ti fa uscire e poi si ritira fuori. Lo so. Comunque secondo me non fa la save. Adesso io. Passate tutti. Non sono i box, quello di tutti. E che per 7 giri potrei anche mettere in pausa. Vediamo cosa combina questo gioco. Andrea, ma la CPU davanti con le dure va fino in fondo? Sì, così sì. Ragazzi, guarda, c'è una volta da quando ciao. 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 Poi ci si fa l'altro. Ok, ciao ciao. Ciao ciao. Dado, cerca di finirla, ma ti prego. Sufficienza per 5 giri. Esatto. Non sono uscito dal fatto, attenzione, attenzione. Ma sì, che non ha, sì. Ok, via libera. Ah, su Warzone. Forse non ti avrò interesse. L'hai invitato prima nel party? Perché intanto esce bandiera gialla a casa? No, si sono fermati. Sì, si sono ritirati 2-3 qua in mezzo alla pista. Ma chi c'è CPU? Sì, sì. Ah. Grosjean, credo. Oh, ma... Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Allora, esatto.
abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. No, qualsiasi cosa mi stai chiedendo? No. Che narra le sue imprese. Sì, guarda, io sono schifato. Dove ti siete? Il giro? Sì. Penultimo. Ma sono vicini? Di là? Sì. Tra di loro? Sì, tra di loro sono attaccati. Ok, allora il piano è questo: loro si schiantano e noi facciamo primi e secondi. Da danno. Sì, dai, oh! Dai, figa, mi hai buttato fuori, ma di che cazzo stiamo parlando? Dai! Dai, vabbè, ok, va bene. Va bene, ok. L'ultimo tiro. Va bene. Guarda, per una volta la cosa televisiva mi ho fatto vedere una merda. Ha cambiato inquadratura nel momento in cui siete entrati in contatto, quindi non mi sembra. Sì, sì, poi vedo le vostre. Che palle, era cioè deve essere l'inquadratura giusta. No, basta, non l'accetto, basta. No, no, Fra, mi spiace, non l'accetto. Fra, mi hai buttato sull'erba. No, mi spiace, Fra, non dico più un cazzo, dai, basta. Va bene, Fra, dimmi te dove devo fare la chicane. Dimmi te, ero all'interno, ti ho lasciato tutto lo spazio e mi hai buttato sull'erba. Fra, già lì non puoi sorpassare, ero all'interno, mi hai buttato fuori sull'erba, dimmi te. Basta, questa mi spiace ma non l'accetta, avevi più ritmo, non ci potevo far niente, ma avevi tutto il tempo per superarmi, ma lì no, mi spiace. Fra, no, lì mi spiace, ma questa non l'accetto, no zio, basta, non gioco più con te. Cazzata. E Fra.
Attenzione. Ah, secondo me sta spaccando la casa. Tra poco Andre manda. Sì, ci sono. Beh, non ci ho fatto caso, era un paio di giri che... Ma ero io che andavo piano perché volevo conservare un po' le risorse.